l'inizio del processo. Però non è certamente una soluzione per oggi o domani. Il contributo che può essere dato più o meno adesso è quello di ottenere un mandato d'arresto internazionale contro gli alti responsabili politici e militari di questi crimini di guerra, per cui resta difficile poter rimanere intanto sul campo di battaglia perché potrebbero essere arrestati. Quali pene si rischiano? Ah beh, le pene sono alte, da un minimo di 10-12 anni fino alla reclusione a vita. Alla memoria delle vittime ci inchiniamo. Così la presidente Mattarella nel messaggio in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. Il capo dello Stato ha inoltre ringraziato quanti hanno contribuito alla salvaguardia della salute collettiva e al funzionamento dei servizi essenziali. Celebrare la seconda giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, ha invece scritto la presidente del Senato Casellati, significa unirsi come comunità nazionale per condividere il dolore delle tante vite che la pandemia ha spezzato e per costruire su questo una memoria collettiva. Le celebrazioni ufficiali a Bergamo, alla presenza della presidente della Camera Fico, l'inviato è Claudio Vigolo. Un'immagine quella del camion militare che fece il giro del mondo, fece un po' aprire gli occhi all'Italia su quello che stava succedendo. In fondo il lockdown era iniziato da poco più di una settimana. In questo momento mi trovo al parco Martin Luther King, che i bergamaschi chiamano il parco della Trucca. È proprio accanto all'ospedale Papa Giovanni XXIII. In quei giorni, durante la prima ondata, morivano 25 persone al giorno. Oggi la commemorazione alla presenza anche del presidente della Camera, Roberto Fico, che nel suo intervento ha ricordato anche l'importanza degli investimenti nella sanità pubblica. Sentiamo una parte del suo intervento. La sanità pubblica è uno dei pilastri della nostra democrazia e durante la pandemia e durante il Covid l'abbiamo compreso in modo perfetto, sempre di più. E oggi dobbiamo investire su tutto ciò in cui in 20 anni forse non avevamo più investito come dovevamo, in tutto il paese. E oggi alle 15:30 si terrà alla Chiesa di Ognissanti, al Cimitero Monumentale, una messa in memoria delle vittime del Covid-19. È tutto per questa edizione, grazie a Fabio Lelli con noi in regia, a voi per l'ascolto, buona prosecuzione d'ascolto sulle nostre frequenze. Notiziario parlamentare. Il 16 marzo la Commissione Lavoro della Camera ha svolto una serie di audizioni che vi proponiamo ora. Intervengono in collegamento da remoto Fabiola Bravi del Coordinamento Nazionale USB Lavoro Privato, Francesca Borgese e Antonio Esposito della RSA di USB Comdata. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità, cedo immediatamente la parola ricordando loro che la relazione dovrebbe avere una durata massima di 8 minuti. Do quindi la parola a Fabiola Bravi, prego. Attivi l'audio? Grazie. Ah, ok, perfetto, grazie. Eccoci. Buon pomeriggio a tutti e tutti. Grazie Presidente innanzitutto per questa opportunità di confrontarci con la Commissione all'interno ovviamente di un tema assai caldo, lo definirei tale, perché ovviamente ha dal 2019 avviato ovviamente un processo estremamente virtuoso a nostro avviso di internalizzazione, più che altro di stabilizzazione di molti lavoratori e lavoratrici che lavorano all'interno della commessa del contact center IMSS. Sicuramente per noi è fondamentale che ci sia stato questo impegno da parte del governo nel garantire attraverso proprio un attivismo questo percorso che riteniamo comunque possa essere anche da esempio per le altre amministrazioni pubbliche che sappiamo bene per decenni hanno dovuto contenere gran parte appunto delle attività esternalizzandole soprattutto per andare incontro anche a quelli che erano i vincoli inseriti all'interno dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma anche ovviamente una conseguenza del blocco delle assunzioni che ha impattato notevolmente sulla qualità anche dei servizi erogati all'interno delle amministrazioni pubbliche. Riteniamo ovviamente che l'INPS, in quanto amministrazione che si occupa di un'erogazione comunque a 360 gradi di tutte quelle prestazioni di sostegno al reddito, non solo per gran parte della cittadinanza, debba avere ovviamente
ovviamente una centralità, un'importanza rilevante anche all'interno del dibattito del governo. Quindi ci riteniamo soddisfatti appunto per questo impegno, anche se poi tradotto nella norma nonché nell'emendamento che accompagneranno questo percorso di stabilizzazione. Io mi permetto di dire che sicuramente questo processo si è reso ancor più necessario perché i segnali di ciò che è avvenuto anche durante la pandemia, quindi con un aumento anche di carichi di lavoro per le attività afferenti al contact center, hanno non solo messo in evidenza l'essenzialità del lavoro svolto ovviamente dai dipendenti di IMSS anche in una fase così delicata come per il nostro paese cioè è stata la pandemia, ma anche comunque l'essenzialità di questo esercito di lavoratori e lavoratrici, parliamo di circa 3.000 lavoratori che si sono adoperati all'interno comunque di tutte quelle attività di informazione essenziali anche per la cittadinanza. Quindi riteniamo che fosse un processo sicuramente inevitabile ma auspicabile. Detto ciò, ovviamente noi siamo arrivati anche ad un punto nodale del percorso, tant'è che approfittiamo anche per relazionarvi sull'ultimo incontro che c'è stato con la presidenza dell'INPS lo scorso 11 marzo, quando si sono delineate anche materialmente alcune tappe nevralgiche importanti di questo percorso. Si parla dell'avvio della selezione pubblica dal mese di aprile, quindi siamo veramente agli sgoccioli, con il termine per fine luglio, con la conclusione della selezione per gli operatori che ovviamente hanno e sono in possesso di criteri di priorità, quindi parliamo ovviamente degli operatori del contact center, ma verosimilmente di una procedura che si andrà a concludere entro il 1° dicembre 2021. Perché questo è importante per noi? Proprio per quello che dicevo all'inizio, un'attività che ha preso inizio nel 2019, ovviamente ci troviamo al 2022, per noi quindi la questione tempistica e l'accelerazione di questo processo è fondamentale. Qualsiasi ritardo potrebbe essere sicuramente nefasto per tutti, non solo per i lavoratori ma anche per comunque questo progetto estremamente importante anche per la cittadinanza, ovvero quello di andare anche attraverso il contact center ad implementare alcune attività che oggi non sono in capo agli operatori del contact center stesso, attraverso anche un ridisegno delle attività in capo a questi operatori che dovrebbero diventare i cosiddetti funzionari telematici. Quindi noi crediamo molto in questo percorso e vogliamo innanzitutto garantire delle tempistiche certe ai lavoratori. Importante quindi, soprattutto in questa fase, che sia le parti sociali tutte, ma anche la politica, ovviamente vigilino attentamente su quello che poi sarà anche il momento cruciale di tutto questo percorso, ovvero la stesura del bando di selezione, perché sarà proprio in quel momento che le parti sociali avranno modo di verificare che tutti quei criteri di priorità che abbiamo identificato attraverso l'interlocuzione con la presidenza IMSS, che non è mai mancata, e abbiamo avuto modo quindi di parlare di tutte quelle questioni che ovviamente per noi erano funzionali e necessarie, si ritrovino poi anche all'interno di questo bando di selezione. Sappiamo che già il solo bando comunque crea un'attenzione particolare anche in tutta la cittadinanza. Proprio ieri leggevo di molti articoli che stanno lanciando la notizia di questo bando, e c'è interesse ovviamente, e oggettivamente non possiamo negarlo perché viviamo all'interno di un paese dove la questione lavoro e il tasso di disoccupazione è elevato, quindi è naturale che questo ci sia. Ovviamente per noi questo deve essere anche un segnale che in qualche modo orienti la politica anche a valutare a valle della stabilizzazione degli operatori del contact center anche un'ipotesi di ampliamento di quelli che sono i finanziamenti destinati all'ente, che gli consentano anche di rafforzare la rete dei servizi, implementarla, perché no, visto che comunque ce n'è bisogno, ma anche attraverso comunque un finanziamento adeguato consentire ai lavoratori che entrano da un percorso gestito all'interno di aziende private
quindi con un contratto che non è tra i contratti che hanno, come dire, dei salari estremamente alti, ma soprattutto che entrano anche dentro un percorso con un orario e un parametro orario che verosimilmente non sarà full time. Dico questo perché questo è un altro aspetto, è sicuramente di secondaria importanza rispetto comunque alla stabilizzazione, ma è un tema che sta a cuore dei lavoratori e delle lavoratrici, perché proprio all'interno di questa possibilità sperano di poter comunque superare anche la condizione dei bassi salari senza quindi vedersi privare ulteriormente di qualsiasi possibilità anche di aumento retributivo. E noi riteniamo che in questo il governo ha un ruolo strategico fondamentale nella misura in cui parlavo prima, ma anche in maniera strutturale. E mi consenta di dirlo perché immagino che questo sia l'assise anche sicuramente più utile per poter riaccennare alla questione comunque salariale, che è un problema che non insiste solo tra gli operatori del contact center, ma anche in molte altre realtà. E ovviamente anche l'importanza in questa fase, soprattutto dove l'incidenza del caro vita sta pesando anche sui salari di tutti, non solo chi ha dei salari poveri, e quindi l'importanza che il governo torni anche a mettere nell'agenda politica la discussione sull'introduzione di un salario minimo per legge. Siamo veramente uno dei pochi paesi all'interno dell'Unione Europea che non si è dotato di questo strumento, e siamo convinti che questo alimenterebbe, anzi migliorerebbe, darebbe più spazio anche alla contrattazione di secondo livello se si partisse comunque da una base dignitosa uguale per tutti. Io non voglio lasciare e rubare altro spazio anche ai colleghi, ma soprattutto ai lavoratori di Comdata, perché penso che sia fondamentale anche in questo momento dare spazio a loro e alle loro testimonianze. Ringrazio dell'ascolto. Grazie a lei. Ci sono interventi dei colleghi? Prego, onorevole Costanzo. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio anche la referente sindacale, soprattutto per la panoramica che ci ha presentato e spiegato, e credo che si debba ribadire che l'obiettivo sia quello di trovare una soluzione migliore che sia tutelante nel qui ed ora. Quindi rimandare non sarebbe una garanzia, sicuramente per i lavoratori in primis, quindi quella per la parte più debole, ma soprattutto significherebbe anche assumersi delle responsabilità sia in chiave sindacale e sia in chiave politica, perché sappiamo benissimo quali sono i tempi biblici purtroppo della politica, li subiamo anche noi volendo, e conosciamo anche tutti quali sono le condizioni e le criticità legate appunto al mondo del lavoro anche all'interno di Comdata. Molti di noi in questi anni, all'interno di questa legislatura e probabilmente anche in precedenza, hanno depositato interrogazioni e anche risoluzioni proprio per andare a trovare una soluzione che andasse a garantire le condizioni di lavoro dei lavoratori anche nel campo del call center e anche all'interno delle realtà di Comdata. Le rassicurazioni del Presidente Tridico in alcuni casi non vengono considerate abbastanza sufficienti, neanche quando comunque appaiono abbastanza obiettive, nel senso che il Presidente Tridico ha dichiarato più volte che c'è una copertura per il futuro di queste 3.000 persone che devono essere internalizzate, mentre in maniera molto obiettiva ha detto che non ci può essere una copertura ad oggi fuori dal perimetro dell'internalizzazione, quindi sarebbero i lavoratori che lavorano per la commessa ADER. Quindi in questo caso mi sembra di individuare una soluzione molto obiettiva, non eccessivamente ottimistica. In questo caso individuare anche una clausola sociale non può essere la soluzione, perché significherebbe andare a modificare l'impianto normativo. E ad oggi modificare un impianto normativo sappiamo di nuovo che cosa significa in termini di tempi biblici, quindi non sarebbe una garanzia nel mantenimento dei livelli occupazionali, anche perché qui non siamo in una situazione di continuità come potrebbe essere secondo l'articolo 2112 del codice civile, non siamo in condizioni di cessione o trasferimento del ramo d'azienda. Qui appunto si applica il bando di selezione pubblica. Credo che, come ha detto anche la referente sindacale, sia un grande segnale
per una volta che arriva dalle istituzioni in primis. Ricordiamo subito come tante volte noi ci troviamo di fronte a gravi problemi di condizioni di lavoro la cui origine è dettata dagli appalti che spesso poi sappiamo essere al massimo ribasso, la fonte di tutti i mali, insomma. Questo sarebbe un grande segnale di sforzo, in primis dalla politica, dalle istituzioni, e quindi mi auguro appunto che anche dalla parte sindacale, se veramente si vuole fare il bene delle parti più deboli, quindi dei lavoratori e delle lavoratrici, non ci siano ostacoli e tantomeno tentativi di sostituirsi a quello che in questo caso è una presa di responsabilità obiettiva da parte delle istituzioni. Anche perché a livello di condizioni salariali sappiamo benissimo in che condizioni versano questi lavoratori e perlomeno lavoratrici, che fanno parte purtroppo della sfera dei working poor, lo sappiamo benissimo, perché con part-time verticali sappiamo che a volte non arrivano alla soglia della povertà assoluta. Di conseguenza credo che quello sia la funzione, la ribadirei, dei sindacati, andare a tutelare quelle condizioni di lavoro che già da decenni purtroppo rasentano la povertà e anche la condizione poco dignitosa. Non invece condizioni intrinseche di logiche politiche che possano essere invece condotte all'interno delle sigle sindacali come tesseramento. Grazie. Grazie onorevole Costanzo. Io, se non ci sono altri interventi dei colleghi, aggiungerei che in queste settimane, in questi mesi, come Commissione Lavoro abbiamo animato un dibattito positivo fra INPS. Presidente Tridico è stato qui diverse volte, INPS Servizi l'abbiamo audita l'altro giorno e le organizzazioni sindacali, e a me pare di aver visto da tutte le parti che comunque hanno partecipato a queste audizioni, compresi voi che oggi avete portato un contributo utilissimo e che arricchisce il dibattito che già abbiamo fatto, mi pare di ravvisare una volontà di tutte le parti di procedere a una stabilizzazione garantendo anche una classificazione contrattuale che sia, diciamo, dignitosa, no? Anche perché sarebbe il paradosso se un'istituzione pubblica facesse altro. Quindi io devo dire che anche nell'ultima audizione che abbiamo fatto settimana scorsa io ho visto un dibattito molto costruttivo in cui anche le organizzazioni sindacali, così come INPS, hanno insomma fatto un passo in avanti. Come diceva giustamente la Fabiola Bravi, adesso spetta alle istituzioni valutare la questione risorse e valutare insieme anche e monitorare, anzi, perché è giusto che ciascuno faccia il proprio lavoro, appunto la stesura poi del bando di selezione, perché lì dentro saranno contenuti poi quei parametri che effettivamente consentiranno di raggiungere gli obiettivi che ci siamo detti in termini di stabilizzazione e anche in termini di qualità del lavoro. Per cui, ecco, io, come dire, ritengo che il percorso che questa commissione sta facendo anche come per facilitare questo processo sia positivo, e continueremo a farlo anche nelle prossime settimane per aiutare l'interlocuzione fra le parti e soprattutto per raggiungere l'obiettivo su cui tutti convergiamo, appunto quello di una stabilità che guardi verso l'alto rispetto alla qualità del lavoro. Bene, volete aggiungere qualche considerazione? Chiedo agli auditi. Sì, se possibile. Prego. Presente, vorrei io fare un piccolo appunto, sarò velocissima. Francesca Borgese, giusto? Sì, prego. Francesca Borgese, sì, sono anche lavoratrice presso il contact center INPS, quindi oltre ad essere a delegata sindacale sono anche una degli operatori che attualmente è operativa sul contact center INPS. Io non ci vado molto, insomma, non ci giro troppo con le parole. Credo che i temi nevralgici di questa internalizzazione siano tre. Innanzitutto, ovviamente, volevo ringraziarle e ringraziare per questa possibilità che abbiamo ovviamente di
poter portare fuori quelle che sono le criticità di questa internalizzazione. Dicevo, i temi nevralgici sono tre, a mio parere. Il primo, innanzitutto, è una questione, insomma, della composizione di questo contact center. Siamo di fronte a oltre 3.000 lavoratrici quasi, perché per l'80% questo contact center, che è tra l'altro il più grande d'Europa, è composto da una manodopera femminile. Il secondo è la dislocazione di le sedi di lavoro, che sono per lo più in centro-sud Italia. E il terzo è quello che è stato magistralmente già esposto appunto dall'onorevole, è la questione del part-time involontario. Siamo lavoratrici donne dislocate in centro-sud Italia, abbiamo dei salari che non raggiungono nemmeno quelli del reddito di cittadinanza, e questa è l'occasione per ringraziare la politica di aver avuto un'attenzione e una sensibilità su questi temi nei confronti di lavoratrici che sono ovviamente, che vivono condizioni di lavoro e di salario che vanno in qualche modo ad acuire ancora di più la forbice delle disparità salariali e di genere. E questo numero così grande di lavoratrici, noi vogliamo che insomma si sappia anche, che la politica sappia che vogliono l'internalizzazione. Quello che noi vogliamo è che questa internalizzazione venga portata avanti nei termini che ci sono stati indicati, quindi con 1° dicembre 2022 come termine ultimo di tutto il processo e luglio come termine ultimo di selezione. Quindi quelli che sono i termini prospettati dall'ente e dai INPS servizi, noi chiediamo all'attenzione di questa politica, che è stata finora così attenta, che venga appunto, che vengano rispettati. E noi riportiamo e sottolineiamo ovviamente che insomma queste lavoratrici danno importanza anche a quelli che sono i termini economici di questa internalizzazione, perché questo significherebbe allo stesso tempo anche poter in qualche modo implementare i nostri salari, magari anche un aumento di ore, perché siamo per l'appunto tutte lavoratrici a 4 ore. Io non voglio togliere altro tempo e vi ringrazio. Grazie a lei, grazie a voi, vi ringrazio per il contributo e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini. Conseguenze sulla tecnologia dello scontro che preoccupa tutti tra Occidente e Oriente, la guerra in Ucraina. Oggi parliamo di non solo di tecnologia, ma come i nuovi scenari geopolitici possano, anzi stanno ridisegnando anche come dire, le tecnologie e internet, la rete. Io su questo argomento introduco il professore di oggi, che è Stefano Epifani della Sapienza. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a tutti voi. Grazie del suo intervento. E dunque, dicevamo, tra le conseguenze dello scontro tra Occidente e Oriente c'è anche il rischio che questo scontro abbia conseguenze sulla rete internet. Ne parlano molti. Si parla di una trasformazione di internet che poi tra l'altro ha delle dinamiche ben precise, e in realtà questa trasformazione è in atto da diversi anni. Non è più la rete inventata da Vince Cerf, anzi, in California negli anni 60, è una rete che si è trasformata nel corso degli anni. Però diciamo subito, ci dica, professore Epifani, cosa può succedere alla rete internet, a parte gli attacchi informatici che si sono susseguiti nelle scorse settimane, cosa può succedere alla rete internet a seguito di questa guerra in Ucraina? Beh, in realtà quello che può succedere è quello che sta già succedendo,
tenendo presente che quando si parla di rete internet dobbiamo far riferimento ad almeno due fenomeni differenziati. Da una parte c'è la parte dell'infrastruttura fisica e di trasmissione dei dati, e dall'altra ci sono le grandi piattaforme che compongono la rete. Sono due temi differenziati e differenti per dinamiche, per caratteristiche, per modalità con le quali tutto questo percorso di frammentazione può svilupparsi. In generale si comincia a parlare, anzi in realtà se ne parla già da 20 anni, di splinternet, quindi una rete splittata, una rete suddivisa. Però dobbiamo tenere presente cosa vuol dire questo. Vuol dire essenzialmente due cose. Da una parte abbiamo la possibilità che si segmenti la parte fisica della rete, quindi è come se mettessimo dei muri tra un pezzo di rete e un altro pezzo di rete, ed è come quindi se alcune nazioni si staccassero da internet e rendessero quindi l'infrastruttura distinta dal resto del mondo. D'altro canto esiste anche un ruolo delle piattaforme, quindi al di là della parte fisica ci sono poi le applicazioni e le grandi piattaforme che su internet funzionano: Facebook, Google, Amazon, TikTok e quant'altro. Da questo punto di vista la situazione è molto più veloce. Abbiamo già visto che il problema non nasce con la guerra oggi, ma ad esempio già nell'epoca Trump c'era stato un blocco da parte di Trump verso alcuni social network site come TikTok, perché accusati di una serie di motivazioni per le quali si era ritenuto lecito bloccarli. In questo contesto la situazione è articolata, perché abbiamo da una parte i governi, governo contro governo, dall'altra abbiamo le piattaforme che hanno una loro politica, e sono strutture molto particolari perché di fatto sono strutture economiche che determinano impatti sociali e sono però di fatto sovranazionali finché internet è una. E quindi abbiamo la partita della segmentazione delle piattaforme da parte delle piattaforme e da parte dei governi, e la partita della segmentazione della rete, che è lo strumento che usano le piattaforme per arrivare agli utenti. Sono due problemi molto molto diversi. Oggi si comincia a parlare di una Russia che si vuole staccare da internet dal punto di vista dell'infrastruttura fisica, quindi creando di fatto un'altra internet, un po' come aveva paventato la Cina un po' di tempo fa e come poi in effetti ha fatto. Quindi siamo di fronte, da questo punto di vista, dal punto di vista della rete, a una vera e propria balcanizzazione di internet, in cui a fronte di quella rete appunto di cui lei parlava, quella aperta, libera e globale, sta lasciando il posto a una rete fatta di tanti pezzi di rete che talvolta non si parlano tra loro. Ad oggi non si parlano tra loro perché ci sono delle barriere tra una rete e l'altra. Domani potrebbero addirittura arrivare a parlare lingue diverse, e questo ovviamente comporterebbe un problema in più. C'è da dire che a tutto questo c'è un ulteriore livello del problema. Noi stiamo ragionando di questo meccanismo di balcanizzazione senza considerare che la tecnologia ci porta ad avere strutture che consentono anche al network fisico di diventare sovranazionale. Si pensi ad esempio a internet via satellite e quant'altro, quindi non è proprio così banale spezzettare internet. Ecco, però entriamo più nei particolari tecnici, perché allora il termine splinternet, che da lei correttamente usato, in realtà ha un'origine inglese, non è altro che l'unione tra split, che in inglese vuol dire dividere, separare, ed internet. L'unione tra questi due termini appunto crea la parola splinternet. E lei parla di Russia che punta a disconnettersi dall'internet originaria, però fino adesso ci sono stati dei casi di splinternet, però erano in qualche modo, avevano una natura tecnologica diversa. Per esempio Corea del Sud e Corea del Nord sono un altro esempio di splinternet che conosciamo oggi, però formalmente sono entrambe connesse a internet, ma entrambe filtrano buona parte del traffico da e per l'altra parte, quindi non sono sconnesse dalla rete globale, sono hanno attuato dei filtri che consentono di bloccare le informazioni, i dati che vengono dall'altra parte. In realtà, per quanto riguarda gli scenari futuri, invece ci potrebbe essere, da quanto ho capito dalle sue parole, proprio un distacco, la creazione di un ex novo, di una rete ex novo. Sì, in realtà il rischio paventato è proprio questo.
D'altro canto, quello che sta succedendo è un po' quello che succede su scala più piccola. Quello a cui lei faceva riferimento è ciò che avviene, per esempio, quando un'azienda crea una sua intranet. Certo. Ecco, immaginiamo che oggi interi paesi sviluppino le loro intranet e addirittura alcuni di questi paesi decidano di utilizzare dei protocolli diversi da quelli comuni. Non dobbiamo dimenticare che il termine TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, che è la lingua comune di Internet, nasce per creare non una rete, ma nasce per creare una rete di reti. Quando Internet è nata, la situazione era quella alla quale stiamo tornando paradossalmente, ossia c'erano tante reti che parlavano lingue diverse e il Transmission Control Protocol rappresentava una sorta di esperanto. Oggi rischiamo paradossalmente di tornare a quella situazione, in una condizione per la quale questo esperanto non è un punto d'arrivo, ma diventa in qualche modo un punto di ritorno. Questo dal punto di vista strutturale. Ma poi c'è la grandissima partita delle piattaforme, che hanno un ruolo assolutamente importante in questo contesto, perché se andiamo a vedere a quello che succede, oggi abbiamo già piattaforme che staccano pezzi di mondo, e queste piattaforme lo fanno o perché in qualche modo obbligate o spinte dai governi, oppure perché hanno una loro politica. E anche in questo senso definire qual è la politica delle piattaforme e il collegamento tra la politica delle piattaforme e le politiche degli stati, in un contesto in cui le piattaforme talvolta si comportano come se fossero degli stati a sé, diventa parimenti importante. Però professore, qui mi viene una domanda veramente attuale. C'è da dire che però queste piattaforme appartengono tutte al mondo occidentale. Quindi chi volesse creare una nuova internet, splittare, come si possiamo definire il termine giusto, si troverebbe ad avere una internet vuota di contenuti. Ma insomma, il caso è molto simile a quello che è successo con Donald Trump, perché a seguito delle censure, a seguito delle decisioni di molte di queste piattaforme di non diffondere più i messaggi di Trump, Trump ha provato a crearsi delle piattaforme proprietarie, ma il successo è stato praticamente nullo fino adesso. Sì, ma Trump è comunque un politico, per quanto importante. Nel momento in cui si stacca una nazione da centinaia di milioni di utenti, è plausibile che si crei un mercato interno e una struttura, un po' come di fatto sta succedendo per moltissimi versi in Cina. Già oggi in Cina esistono tutta una serie di piattaforme che di fatto sono accessibili dalla Cina, così come molte delle piattaforme statunitensi non sono accessibili dalla Cina. Quindi tutto sommato, per una parte questa balcanizzazione è senz'altro dannosa, per un'altra parte per certi versi è fisiologica. D'altro canto noi siamo abituati a guardare i fenomeni immersi in una prospettiva interpretativa, quindi per noi viviamo una secessione da Internet, che è l'Internet che conosciamo noi, e non ci rendiamo conto che è l'Internet di stampo occidentale che viene vissuta da molte parti del mondo come una dimensione in qualche modo imperialistica. Ecco, il problema vero è quello quando il discorso si sposta dal livello delle piattaforme al livello dei protocolli, perché lì si crea effettivamente una segmentazione che va al di là della piattaforma, va al di là del software, ma guarda proprio alla lingua che si usa per essere in rete. Ecco, e quindi lo scenario che si disegna è quello comunque di valutare anche le azioni di queste piattaforme, ripeto, che sono quasi tutte, anzi tutte occidentali. Quali saranno i loro orientamenti e quale sarà l'orientamento della Russia o del blocco vicino alla Russia verso queste piattaforme? Ma anche in reazione al fatto che le piattaforme occidentali o orientali che siano, nel momento in cui erogano i loro servizi in un paese, di fatto devono sottostare alla legislazione di quel paese. Poi quanto questo meccanismo sia fluido o meno è tutto da definire. Abbiamo già moltissimi casi nella pur breve storia delle piattaforme nelle quali alcune piattaforme si sono contrapposte a meccanismi che venivano interpretati come di censura, ma che dall'altro punto di vista possono essere letti come momenti nei quali queste piattaforme sono andate al di là delle leggi locali. In altri termini, oggi ci troviamo in una fase nella quale Internet è fatta da diversi componenti. Uno di questi componenti è quello delle piattaforme, che usano tutte quante ovviamente un substrato, un linguaggio che è comune. I temi sono due: da una parte capire come gestire la relazione tra stati e piattaforme,
e dall'altra come gestire il futuro di questo linguaggio comune, che nella nostra storia ha sempre visto nell'apertura, nella condivisione e nella trasparenza un punto di forza, e che oggi invece vede in un modello di segmentazione una prospettiva concreta che tutt'altro che cose buone rischia di portarci. So che lei ha degli impegni, le faccio un'ultimissima domanda, se può rispondere anche in pochissimi secondi. Ci saranno conseguenze economiche per le internet company? Ci saranno senz'altro conseguenze economiche, perché ogni volta che si stacca un pezzo di mercato si stacca un pezzo di fatturato. Quello che mi preoccupa più delle conseguenze per le internet company, che hanno il loro modello di business e dovranno adeguarsi a quello che sarà la società del domani, è quello che succederà alle persone, quello che succederà alle nazioni e quello che succederà a un sistema di diritti che sempre più spesso oggi viene messo in difficoltà sia da alcuni paesi che da alcune internet company. Beh, un concetto non da poco. Io ringrazio il professor Stefano Epifani della Sapienza per questa interessantissima conversazione e le auguro buon lavoro. Grazie a voi. E dunque abbiamo intervistato Stefano Epifani su questo, come dire, su questo scenario che si prospetta conseguente allo scontro tra Occidente e Oriente con la guerra in Ucraina. Certo che ancora una volta ci appare profetico un libro di fantascienza, che è 1984 di George Orwell, che disegnava uno scenario non molto dissimile, molto più tragico, non molto dissimile come fattore geopolitico da quello che si sta disegnando oggi. Staremo a vedere. Io sono Enrico Pulcini e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento. Parlamento, la radio delle istituzioni. Ben ritrovati, sono le 14.47 ed ora un convegno, quello sulla cooperazione internazionale allo sviluppo che si è svolto il 14 marzo. Buon ascolto. Grazie intanto di essere venuti e anche di essere venuti puntuali. Come sapete il tema di oggi è legato all'uscita del libro che abbiamo fatto il titolo del libro è IC, un'avventura di cooperazione sulle orme di Umberto Fardi, quindi naturalmente è un titolo, questo dice già un po' tutto, cioè la riflessione parte dalla figura di Umberto Fardi, che è stato fondatore e poi presidente fino a quando è stato in vita del nostro istituto, quindi sarà una riflessione su quel che ha significato la vicenda del nostro istituto nel corso di questi decenni, e poi però la nostra intenzione è di
di vedere come la nostra esperienza in qualche modo parli, possa, diciamo, essere occasione di riflessione anche su quelle che sono le sfide della cooperazione internazionale oggi, sfide anche, diciamo, i risultati ottenuti che non sono secondari, ma soprattutto vedere anche quelli che si possono ottenere, considerato che tante questioni, comprese quelle che più ci preoccupano in questi giorni, possono far vedere bene quanto la cooperazione e anche ciò che la cooperazione significa in termini di valori e di attitudine verso il rapporto con gli altri può significare, oltre che, diciamo, dal punto di vista pratico anche valoriale, sul piano appunto delle relazioni internazionali. Io darei subito la parola alla senatrice Paola Binetti, che ringrazio di cuore perché è stata lei che ci ha invitato a confrontarci in questa sede, ci ha consentito di farlo in questa sede, quindi la ringrazio molto e le chiedo di prendere la parola. Grazie. Non tanto perché parlando in piedi forse si vede meglio questa sala, che è una sala bellissima, piena fino in fondo, veramente devo dire di una straordinaria puntualità, il che farebbe sicuramente piacere anche a Umberto Farri, ma piena peraltro di tanti volti, di persone amiche, ma perché così si sente meglio. Quindi i relatori, se vorranno parlare da qua, potranno farlo con il piacere di potersi togliere nei momenti in cui parlano la mascherina. Beh, io sono molto molto contenta, diciamo che di tante cose, di una in modo particolare, sono anche francamente orgogliosa, ed è quella di dire che il primo UNIV, che è una delle eredità più belle che l'ICU ha, proprio per il dialogo tra i giovani, con i giovani, con i giovani di tutto il mondo, con un abbattimento totale di qualunque tipo di barriera, comprese anche le barriere linguistiche, è nato, è come dire, io c'ero. Il che potrebbe voler dire tante cose, no? Ma comunque era il 1968. È forse una delle cose più belle che restano di quegli anni. Per chi se lo ricorda, per chi c'era, quegli erano gli anni della violenta contestazione giovanile, che aveva come sempre molte ragioni dalla sua parte, però che pur innescata da ragioni molto molto interessanti, molto importanti, su cui ancora oggi i sociologi in qualche modo concentrano loro attenzione, tuttavia ebbe delle manifestazioni che certamente cominciarono a impostare anche una ribellione molto eclatante, che come una specie di polvere da sparo si diffuse immediatamente un po' in tutto il mondo. E l'ICU rappresentava non un'alternativa alla ribellione, perché per questo i giovani avevano la forza di ribellarsi a un sistema, ma rappresentava un'alternativa forte ai modi della ribellione. Là dove ci poteva essere violenza, poteva essere una contrapposizione dura e in qualche modo capace di lasciare, come dire, un po' macerie dentro di sé, e dall'ICU e da questi convegni promossi nasceva una gioventù molto più fortemente impegnata positivamente, positivamente impegnata negli studi universitari, positivamente impegnata nel dialogo tra i giovani, veramente senza barriere di nessun tipo, ma anche tra giovani e docenti. C'era questa sorta di dialogo intergenerazionale molto forte, che portava a cercare di scoprire gli uni le ragioni degli altri. Furono anni molto molto belli per quelli che li abbiamo condivisi in quel momento, e io me li porto nel cuore, così come mi porto nel cuore anche quella esperienza straordinaria che era proprio attraverso la trasmissione della voce stessa di Umberto Farri, di come si poteva andare in altri paesi, non, come dire, a esportare criteri, canoni, modalità proprie della nostra cultura, della nostra società, anche occidentale, eccetera, ma andare lì
per cogliere le ragioni di quei posti, la cultura di quei posti, per cogliere le potenzialità insite in una vita e nelle loro antiche o più recenti tradizioni, per offrire loro un valore aggiunto. Tutte le grandi iniziative di quegli anni erano un valore aggiunto. Adesso non so se c'è qui Claudio Buoni, non vedo, io fino in fondo non vedo, però mi ricordo tantissime iniziative fatte per esempio in America Latina, portando da medico un'esperienza, una cultura, una tradizione, uno stile che apprendeva e nello stesso tempo trasferiva quello che si poteva fare di più e di meglio insieme. Anche in quella logica c'era la logica del fare insieme, la logica dello scoprirsi reciprocamente, una logica che era sempre di dialogo, che era sempre di profonda attenzione. Adesso in questi giorni di guerra così massacrante ricordo un'altra iniziativa di quegli anni proprio, ovviamente io ricordo più le iniziative vecchie che quelle giovani, ma questo è il privilegio anche per me dell'età. Quando si andò, per chi se lo ricorda, il grande terremoto in Armenia, e Spitak la Bianca si chiamava allora quella grande operazione di quegli anni, in cui studenti universitari di tanti paesi e di tante età, per tempi piuttosto brevi, ma contenuti per intensità e per capacità di dono di sé a spese proprie, andavano a offrire una collaborazione. Pochissimi anni fa, prima del Covid, 2 o 3 anni fa, abbiamo fatto un viaggio in Armenia e l'ambasciatore che c'era, Erevan, ha voluto che andassimo proprio a vedere queste terre, queste che erano state allora quelle del terremoto di allora, e lì ho trovato un italiano che era rimasto lì da quel tempo e devo dire che mi ha sorpreso molto, mi ha colpito molto e ha dato anche la dimensione di una continuità di presenza quando è fatta di valori e di attenzione. Ecco, Umberto Farri di tutto questo è stato l'anima. E Umberto Farri è stato il grande sognatore, io credo, e che ha saputo tradurre quello che in fondo aveva appreso anche direttamente dalla persona del fondatore dell'Opus Dei, accanto a cui aveva vissuto e probabilmente stava ancora vivendo in quegli anni, ha saputo cogliere e tradurre nello slancio della modernità di allora. Io sto parlando di cose che risalgono a 50 anni fa, ma c'è una modernità, perché moderna vuol dire modus odiernus, cioè una modernità del tempo. E lui ha avuto questa grande ricchezza, questa straordinaria capacità di essere visionario e fare in modo che quella visione lasciasse traccia e la lasciasse nel cuore di ognuno di noi, ma anche in tante iniziative concrete che ancora durano. Quindi per me è stato veramente un piacere, quando me l'hai chiesto Massimo, ma proprio è stato un piacere che il Senato potesse ospitare questa iniziativa, per la carica di valori che comporta, per la testimonianza forte che trascina con sé e per quella speranza enorme che abbiamo tutti noi, che è quello che in una sorta di staffetta si possa lasciare il testimone alle nuove generazioni, alle nuove iniziative, come dicevi tu, al nuovo ICU, no? Ma perché ci sia continuità nella capacità di rinnovarsi tutti. Vi ringrazio e veramente con grande piacere, per quello che vale, sono a vostra disposizione. Grazie. Grazie Paola. Do ora la parola all'onorevole Emanuela Del Re, che è rappresentante speciale della UE per il Sahel e che è stata viceministro agli affari esteri con delega proprio alla cooperazione sia nel primo e nel secondo governo Conte. Buonasera a tutti. Come persona abituata a vivere tra i libri ho preso degli appunti, ahimè non mi rimproverate sul libro stesso. Più che altro ho segnato alcune parole chiave, perché questo libro indubbiamente l'ho trovato di grande ispirazione per una persona che si occupa di questi temi da tutta la vita, certamente non dall'epoca in cui cominciò ad agire con tanta intelligenza Umberto Farri, però sicuramente ormai posso dirlo per età da almeno 35 anni.
e devo dire che è di ispirazione questo libro, che mi ha fatto riflettere su molte cose. Anzi, ringrazio Paola per aver sottolineato questo aspetto del 68, perché nella mia vita io ho lavorato moltissimo, per esempio, con Franco Ferrarotti, che vuol dire studi sulle periferie, grande, diciamo, impulso nel guardare all'altro e soprattutto al mondo urbano, alla sociologia, con un'attenzione forte verso gli ultimi. Lavoro tuttora con Arnaldo Onesti, che è il direttore di Religioni e Società, rivista che ha portato veramente una, e sono la vice direttrice della rivista, che ha portato uno sconvolgimento totale, insomma, nel modo di interpretare la religione, venendo lui dal mondo cattolicissimo e naturalmente avendo vissuto quegli anni con, appunto, una grande partecipazione politica, intellettuale e così via. E poi, appunto, Umberto Farri, che evidentemente ci insegna una cosa con tutta la sua esperienza molto articolata, che dalle crisi, nel senso alto greco del termine, evidentemente possono scaturire delle grandissime opportunità e delle interpretazioni diverse. E la cosa interessante, soprattutto per il nostro paese, è che questi percorsi alla fine trovano una convergenza. Io tendo a sottolinearlo questo aspetto, e mi ci ha fatto molto riflettere questo libro che ho letto, devo dire, con attenzione, proprio perché ho ritrovato alcuni termini che secondo me sono un po' desueti oggi, ma che invece, appunto, in sé costituiscono una sintesi di questa idea di riuscire a trovare convergenze anche tra percorsi che poi, appunto, magari si trovano paralleli, ma in realtà, appunto, con degli aspetti estremamente vicini. C'è un punto in cui mi pare che il rettore dell'Università del Perù descrive Farri come un umanista. E questa è una parola che ho risentito oramai frequentando moltissimo i francesi, visto che sono, appunto, la rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. I francesi, naturalmente, con la loro cultura in quella zona sono particolarmente presenti. Ecco, questo concetto di humaniste quasi quasi non l'avevo mai più sentito, lo ritrovo in questo libro e lo trovo affascinante, perché anch'esso in realtà costituisce una sintesi molto 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 profonda del modo di intendere il mondo, così come l'accento posto, appunto, sulla partecipazione, sul passaggio delicatissimo che avvenne in quegli anni tra un concetto di donazione, carità, che per carità va preservato in quanto appartenente a tutte le religioni, e questo io trovo che sia uno degli elementi più belli delle religioni, ma allo stesso tempo però aveva bisogno di un'interpretazione nuova. Partecipazione vuol dire in realtà anche condivisione, e quindi vedere l'altro e la volontà, appunto, di interpretare la cooperazione come qualcosa che scaturisse da un percorso comune, non più destinatario e donatore e beneficiario, ma qualcosa che, appunto, comportasse un vero partenariato. Tant'è vero che io trovo che questo libro, con le testimonianze tra l'altro che porta, molto interessanti, che raccontano cambiamenti di vita interiore, ma in realtà raccontano anche un'Italia, che è un'Italia bellissima, che io dico sempre, dicevo anche quando parlavo da viceministra, è l'Italia che vogliamo, cioè l'Italia con più di 6 milioni di persone che fanno volontariato, di queste circa 4 milioni strutturate in organizzazioni, e di conseguenza un'Italia consapevole, un'Italia che vuole partecipare, un'Italia che vuole mostrare solidarietà nel senso concreto del termine attraverso questa idea di partenariato, in un mondo come quello di oggi, che sappiamo interconnesso, interdipendente, globale nel senso che, e ce ne rendiamo conto in questi giorni con la guerra, chiaramente è consapevole del destino comune e quindi di non potersi esimere da nessuna delle cose che accadono agli altri. Quello che emerge come impostazione relativa alla cooperazione, mi sono segnata anche altre cose, cioè alcuni aspetti che poi anche dal punto di vista legislativo si sono andati consolidando nella immagine della cooperazione che abbiamo oggi, che è, appunto, è nata in quegli anni, ma che poi nella legge del 2015 ha avuto proprio una sua come dire, definizione anche di carattere e di impostazione, anche di principi estremamente concreta e articolata. Sicuramente l'idea della motivazione, e quindi del fatto che debba esserci effettivamente alla base una consapevolezza, appunto, globale. Poi, naturalmente, l'idea di soffermarsi su alcune tematiche fondamentali, la consapevolezza dell'importanza della formazione,
la consapevolezza certamente di dover coinvolgere anche settori. Mi è piaciuta una parte del libro in cui si parla proprio della nuova visione della cooperazione, in cui oramai non c'è più confine per quello che riguarda chi partecipa a questo grande percorso. Per esempio, coinvolgere il settore del privato, che è fondamentale oggi per ottenere finanziamenti, ma anche naturalmente per fare in modo che gli interventi siano veramente durevoli o sostenibili, come si dice tecnicamente, che quindi non siano degli interventi spot soltanto per tamponare delle emergenze, ma che abbiano veramente una prospettiva a lungo termine. In questo senso, chiaramente, leggendo tutta l'esperienza di Farri, io penso che emerga proprio questo, cioè l'idea di allargare gli orizzonti. Per esempio, il fatto che egli scelse di recarsi in zone remote è qualcosa per la quale io combatto oggi, per darvi un esempio: in Mali, dove c'è una zona urbanizzata molto forte, ma c'è una zona assolutamente difficilissima da controllare dal punto di vista della sicurezza e da aiutare per quanto riguarda la cooperazione, perché è remota, è desertica, è difficilmente raggiungibile e così via. Che Farri avesse riflettuto su questo e sul Perù già allora mi sembra veramente molto bello e di grande ispirazione. Quindi mi avvio alla conclusione dicendo questo, che abbiamo appunto in questo libro un'esperienza di grande ispirazione anche oggi, modernissima. Le foto che sono raccolte qui potrebbero essere state raccolte stamattina. In alcune di queste mi vedo anch'io, perché le ho vissute, le vivo quotidianamente, vedo tanta gente e riscopro anche tutta una serie di termini e di concetti che appunto sono veramente oggi oramai interiorizzati fortemente dalla società. Esistono dei problemi tuttavia, per questo il libro è importante, perché nel momento in cui fa il punto su quello che è stato raggiunto ci dice anche: ma allora cosa succede dopo? Beh, quello che succede dopo è, qui dice, sulle orme di Umberto Farri, è l'orma successiva, che sicuramente è un'orma, secondo me, apolitica, nel senso che è un'orma che deve essere umana, e questo ce lo insegna il libro, come ce lo insegna l'esperienza che vi ho citato, anche di percorsi politici molto diversi tra di loro, che però appunto è un'orma che si rende conto non soltanto sulla base dei valori, ma anche sulla base degli interessi, che a volte sono degli argomenti molto convincenti, ve lo posso garantire, che è bene cooperare. È bene da tutti i punti di vista, come lo direbbe un Papa Francesco, ma anche come lo può dire appunto un politico o una persona come noi della strada, che ha desiderio di capire meglio come garantire ai propri figli una società più giusta e che sia in grado effettivamente di portare un'equità che non comporti poi squilibri gravi come quelli che stiamo vedendo per esempio oggi. Quindi io devo dire, spero che questo libro sia molto letto. Spero che possa raggiungere tanti ambienti, perché la comunicazione, tra l'altro, mi pare che fosse uno dei temi fondamentali di Umberto Farri, con i quaderni, con questi suoi congressi. Ebbene, ecco, spero che raggiunga tanti ambienti, perché è la sintesi di veramente un percorso italiano di cui dobbiamo andare veramente fieri, perché io vedo qui poi, tra l'altro, persone che conosco, sì, adoperano nella cooperazione da decenni e decenni e che hanno fatto la storia del nostro paese per quello che è oggi e per come è rispettato oggi nel mondo. Non dimenticatevi che il nostro passaporto è uno dei passaporti più accettati in tutto il mondo, e c'è un motivo per questo, evidentemente. Ebbene, ecco, questa eredità, il testimone, come diceva Paola, deve essere un'eredità, secondo me, che fa un passo avanti. Fa un passo avanti appunto nel senso di partenariato e quindi nel riconoscimento pieno dell'altro e del valore dell'altro nel costituire appunto un interlocutore fondamentale, attraverso l'università, per esempio, che è uno degli elementi più mancanti, e io ne soffro profondamente perché sono docente universitario anch'io, in tutto il mondo, e che quindi è un tassello che non permette alle persone di partecipare veramente al dibattito globale. E poi naturalmente, questo lo devo dire,